Abbiamo avuto la fortuna e l'onore di conoscere un uomo che utilizza anche questo per cucinare. Non so se Esatto. mi spiego. Senti, qual è il piattino di oggi che è una cosa meravigliosa? Beh, Te lo guarda, vorrei far anche vedere. la mia fortuna, la mia grossissima fortuna sono stati proprio i bambini, perché È io già vero? dall'inizio ho puntato tutto sui bambini, perché saranno poi i nostri futuri, È certo. soprattutto clienti, e quindi questo, i bambini sono importantissimi. Adesso anch'io ho un corso che porta in giro, un format che porta in giro tutta Italia proprio per i bambini, e quindi mi diverto, mi diletto a fare un qualche cosa per fare piacere. Vari ingredienti ai bambini. Beh, oggi andremo a fare dei ragnetti dispettosi, quindi delle cose molto Ragnetti semplici. dispettosi, forse Fausto, aiutami, io non li farei vedere come vengono, farei prima vedere gli ingredienti, se sono già visti, vabbè, ma io ho una regia che arriva prima, Sì, è prima scusate. di noi. Allora, noi faremo questi, no ragazzi, ma sono bellissimi, Sono guardali bellissimi, come si stanno sono proprio. bellissimi, e nell'arco di pochi minuti riusciamo a farli. Allora, prima Vai cosa, hai Diego, voglia anche te di darmi una mano e di utilizzare questo assolutamente, phon? assolutamente, Benissimo, dimmi allora intanto tutto. sciogliamo questo cioccolato leggermente. Perfetto. Col phon, temperatura di 40 gradi, riusciamo a sciogliere. Guarda, Benissimo. intanto prendiamo dei biscotti secchi e li andiamo a rompere in un piatto. Andiamo a prendere altri tipi di biscotti secchi, in maniera che poi Bene. abbiamo varie consistenze a livello del Perfetto. nostro palato. Poi un pochino di pane, questo qua è Pane. pan carré. Pan carré Perfetto. va benissimo, altrimenti io utilizzo anche proprio gli avanzi di pane per far andare il pane e non Perché noi non sprecarlo. buttiamo niente, questo è Assolutamente. importante, non Poi si butta andiamo a nulla. mettere un filo di panna, pochissima, E panna liquida. panna liquida, e un filo naturalmente di zucchero, sono dolci. Andiamo ad impastare anche qua con le mani, è importante andare a fare un bel impasto, premere bene in maniera che si formi un bel impasto liscio ed omogeneo. Quindi una cosa molto semplice. Se andiamo a magari ad aggiungere ancora, no, perfetta anche la panna. Andiamo ad impastare bene in Senti maniera Diego, che. come ci accorgiamo? Perché questi sono i segreti, che è Guarda. buono l'impasto. Quanto deve essere Allora, morbido? morbido deve essere morbido, ma allo stesso tempo che si riesca a formare, quindi a fare delle piccole Ecco, forme. che Queste abbia qua una poi, consistenza. esatto, basta che li andiamo a prendere a piccole cose, andiamo a metterlo nel cacao e facciamo dei tartufini di pane. In questo caso invece abbiamo deciso di fare dei ragnetti. Guarda che cosa Guardate. semplicissima. Allora, qua sei riuscita anche te ad aiutarmi perché Sì, spegniamo il penso che vada phon, il bene. cioccolato, sì, è Perfetto. perfettamente sciolto, andiamo a imbibire Sì, questo. pian pianino giustamente, c'hai ragione Fausto, meno male che c'è lui perché noi Eh sì, pensiamo, noi dobbiamo vedere a corriamo. casa. Perfetto, quindi cioccolato sulla superficie, delle piccole codette di cioccolato. Le andiamo ad appoggiare su un banco, rotelle di liquirizia, guarda, rotelle normalissime di liquirizia, Ragazzi. quindi caramelle, e andiamo a formargli i nostri piedini. Le zampette del ragno. Bravissima. I ragni possono averne 6 oppure 8. Se vi piace tanto la liquirizia, 8 perché avete una prevalenza di liquirizia, altrimenti bastano 6. Quindi andiamo a mettere qua all'interno la liquirizia. Beh, poi un ragno senza occhi non Ma è un stiamo ragno scherzando, perché stiamo non può scherzando, vedere. eh? A questo punto, anche qua, delle piccole, andiamo solo a impunturarlo leggermente. Prendo solo un Bellissimo, pezzettino di carta certo. e possiamo andare a prendere delle caramelline colorate, le caramelline di zucchero per magari fargli gli occhi verdi, gli occhi Certo, è rosa, chiaro gli occhi perché innamorati di quelli rossi. Perfetto. quelli proprio pieni di Pieni di passione, passione. Guarda, questo qua è Ragazzi, un ma piccolo possiamo fare questo ragnetto? Io ho ragnetto. visto che i bambini commentavano. Intanto vediamo la grafica. Mi dite voi se è già in onda la grafica? Perfetto. Allora, ripetiamo un attimo gli ingredienti, Ripetiamo gli Diego. ingredienti, ci vogliono pan carré, ci vogliono dei pavesini, dei biscotti secchi come abbiamo Ok, visto, dello perfetto. zucchero, del cioccolato fondente, delle codette di cioccolato, delle piccole meringhine per fare gli occhi, oppure vanno benissimo delle pastiglie di zucchero e delle rotelle di liquirizia per fargli le zampe. Questa è Perfetto. una cosa davvero semplice, primo per far mangiare il pane anche ai bambini, Ecco. secondo per avere una merenda alternativa. Io dico sempre ai bambini, non vergognatevi di portare a casa, da casa una vostra merenda. Non è detto che la merenda comprata sia una merenda più buona perché nota, perché è pubblicata, È ma noi vero. possiamo andare davvero a fare la differenza portando un qualche cosa che abbiamo fatto noi. Pensa arrivare a scuola con dei ragnetti così, Ragazzi, una cosa magari per andare a fare stratosferica. una È buona una cosa. colazione. Io dopo vorrei anche sentire che cosa ne pensano loro, perché guarda, veramente poi è facilissima. Quanto ci abbiamo Facilissimi, ci abbiamo messo? messo 2 minuti. 2 minuti. 2 minuti per stupire i vostri amici. Diego, che cosa ci fai fare? Questa volta abbiamo Guardate lì, fatto. non ho parole. Abbiamo fatto le dita di Dracula. Oh! Semplicemente abbiamo Sì, fatto quello così, che così. è Però sei capace.
quello che può essere uno dog, un mini hot dog. Scusate, ma ve le posso far vedere che cosa sono? Sono dita a tutti gli effetti, hanno pure le unghie lunghe, sono meravigliosi. Guardate. Beh, qui, le dita di Dracula. Le dita di Dracula? Ma vediamo che sono semplicissime da fare. Prima di tutto, farina, lievito, un po' di sale. Farina, lievito, acqua, e sale. E andiamo a fare una pasta pizza. Beh, adesso guarda, non te la sto a, certo, continuare ad impastare perché la ce facciamo, l'ho già naturalmente, ma se voglio, certo. Ad Alessandro a questo pure. Punto. Guarda, a questo punto prendo questa farina, scusami, questa pasta già fatta, già pronta, e la vado a tirare con il mattarello. Queste le sposto, sì, un attimino qua, Perfetto. Se c'è bisogno di un altro po' d'acqua glielo, te lo porto, sì, anzi te lo metto qui, guarda, ecco, vieni, così io ti faccio da assistente, che meraviglia. Assistiamo. Pian pianino. Allora, dimmi a questo punto andiamo a tirare la nostra pasta dello spessore che noi vogliamo. Non gli mettiamo tanta farina perché altrimenti poi, certo, non attacca il wister all'interno. Andiamo a mettere dei piccoli wister, un wister intero, come vogliamo, al suo interno. Sto sognando. E andiamo a chiudere il nostro mini hot dog. Perfetto. Andiamo, questa parte qua la mettiamo, andiamo a chiuderlo qua sulla punta. Bene. E a dare una forma tondeggiante. Perfetto. Okay? Manca l'unghia. Certo. Ma l'unghia come si fa? Basta andare ad incidere leggermente la pasta, no, in, ragazzi, questa superficie, in maniera che venga fuori questa parte. Gli diamo naturalmente una bella forma, aiutandoci, certo, con le mani. Qua andiamo a fare quelle che sono le nostre striscette delle nocche e le altre nocche delle dita. Basterà andarle a cuocere per circa 10-15 minuti nel forno, 180 gradi, un po' di ketchup, perché no? Che quello l'hot dog, non guasta mai, assolutamente, guarda, l'hot dog secondo me non può essere senza ketchup. E questo è un piatto pronto. Estasiati, io non so se si possano guardare, ma voglio dire estasiati, Natalia, Laura, Elisa, tutti i nostri amici, che è una cosa meravigliosa, meravigliosa. Ne vogliamo fare un altro ditino? Vuol dire che abbiamo un minuto di tempo, io mi sento bene. Siamo in tempo. Diego, dai, forza, perché altro bisogna... Ditino, quindi, altro giro, intanto io mi controllo anche qui. Sì, ci siamo quasi. Perfetto, ci siamo quasi. È uno chef bravissimo, guarda. Ma veramente bravo. Davvero, ma sta bravissimo. Anna Moroni sta facendo miracoli, è veramente brava, guardate qui. A questo punto andiamo di nuovo, come prima, a mettere i wisterini. In questo caso, se noi non mettiamo farina in mezzo, non è il caso di andare a mettere uovo o altri collanti. E per questo che io non metto farina. Senti, per tirare Mago, la pasta. Mago Diego, ma se io ho lo dog grande, purtroppo non ho preso questi piccolini. Possiamo farlo con lo dog intero? Assolutamente. Sì, perché quindi assolutamente non è che dobbiamo buttare quello. Facciamo i ditoni di Dracula. I ditoni di Dracula. Raccontiamo una cosa che proprio adesso mi fa sorridere. E questa ricetta si chiama in realtà dita mozzate. Noi abbiamo ritenuto che per... Ma non dovevamo dirlo. No, tesoro, non ce ne importa nulla, noi lo sanno tutti. Io ho detto no, dita mozzate, di buon mattino, fascia protetta. In realtà l'abbiamo ribattezzata dita di Dracula. Dita, quindi, di Dracula. Capito, alla dita fincina... di Dracula, perché poi oltretutto siamo prossimi ad Halloween, quindi potrebbe anche essere un'idea divertente, un'idea per questi giorni. Per Halloween. Guardate proprio qui che meraviglia. Io non proprio so domenica farò per Halloween tutto questo spettacolo con i bambini, dove andremo a insegnare proprio tutte queste spiziosità, i biscotti fatti a forma di zucca da appendere poi all'albero, tutte queste piccole cose che ci possiamo portare a casa, e anche se non è Natale, addobbare, esatto, le nostre Eric case. Eric spiega sempre che in realtà Halloween è una festa che in realtà rispecchia però un culto vero, che è quello dei nostri morti. Assolutamente, perché sennò i bambini non sanno manco sta Halloween, sì, da che però cosa è arrivato. Se noi proprio andiamo a mettergli, certo, insieme anche buona cucina e un po' di festa, sarà, questo può essere un... Senti, Mago, un buon motivo. Diego, seguimi un attimo il piccolo... Madonna, ma è meraviglioso. È stato bravissimo. Cioè, allora, facciamo, guarda, veramente un applauso andare, anche ad Alessandro. Sì. Voi a continuate questo punto, a impastare? Noi continuiamo ad impastare, magari sul nostro tagliere, che è più comodo. Mi trema un po', mi batte. Mago, che con sto capello spiritato mi fai paura. Di un po'. Allora, beh, abbiamo qualche ingrediente che abbiamo già usato per queste, certo, ricette. Da questi proviamo a fare altre due o tre cose molto sfiziose, oh, per i bambini. Mia. Allora, guarda, la prima andiamo a prendere. Senza buttare nulla. Andiamo a prendere assolutamente un pochino di cioccolato. Ecco. Poi andiamo a mettere al di sopra un altro. Solo un quadratino. Di pane. Perché ne andiamo a fare solo uno, in sentite casa potremmo qua poi, benissimo, andarlo a utilizzare naturalmente tutto. Poi con un coltello andiamo a rifilarlo, quindi bene, a fare, togliamo la scorzetta, esatto, e a fare un piccolo quadratino. Perfetto. A questo punto anche qua codette, andiamo a mettergli un piccolo, oh, ragazzi, secco, ma e questo altro, è un piccolo... Altro che gelato.
altro che... Cioè, in 30 nanosecondi! Poi, in 30 nanosecondi! E ci siamo. Allora, intanto lo appoggio qua. Altra cosa che possiamo fare sono i pavesini. Certo. Sempre naturalmente utilizzando il cioccolato, possiamo andarne a prendere, riempirli all'interno, metterli sempre uno stecco in maniera che rimangano a gelato, li andiamo a chiudere. Li andiamo a chiudere, li passiamo all'interno di questa cosa, solo da una parte. Solo la punta? Solo la punta. Per sigillarli? Per sigillarli, bisognerebbe lasciarli raffreddare in maniera da non andare subito, E possiamo passarli all'interno dello zucchero. Zucchero e perché no, magari qualche meringa? Ce l'abbiamo a disposizione, quindi possiamo andarla ad utilizzare. Ecco qua, abbiamo un piccolo gelatino. Ma soprattutto, scusate, guardate, una cosa meravigliosa, lo facciamo vedere, Diego. Perché non si butta nulla, questo è un altro messaggio da dare. Sono tempi difficili, non ci possiamo permettere le cose troppo costose. Ma guardate con il niente, cioè stiamo parlando dei cosiddetti biscotti Maria. Ti posso dire una cosa? Io sono uno chef in realtà di professione, ma sono un eterno bene. Peter Pan, perché per vestirmi così appunto, e fare appunto. Queste cose sono un eterno Peter Pan. Ultima cosa, sempre la rotella di liquirizia. Rotella di liquirizia, perché non andare a metterla qua e andarla a puntare qua, in maniera che sia al posto di una rotella di liquirizia. Cioè ragazzi, detto tra me voi, andare... forse con diciamo 15 euro va di roba, con? 15 ci arriviamo. Ci sono forse 3 euro, 4 dai, di roba cioccolato. Cioccolato, sì, mettiamo 5 euro in totale. 5 euro, fate un mini party per i bambini, io non ho veramente parole. Viva, gente giovane!